È iniziato tutto da qui, la costruzione di un grande ospedale che potesse accogliere e curare tutti, soprattutto i più poveri e i più deboli. La vicinanza di una città, Milano, che ha aiutato il suo ospedale a crescere e a mantenersi. Tanti benefattori nel corso dei secoli hanno donato alla Cagranda i loro averi, denaro, terre e immobili. La storia del complesso di Via Sarpi e Bramante comincia proprio così, da una grande e generosa donazione. Giuseppe Botta, nel 1896, dona al Policlinico il complesso di edifici che affacciano sulle vie Sarpi e Bramante. Sono edifici vecchi, quasi in rovina, che versano in precarie condizioni igienico-sanitarie. La commissione provinciale suggerisce all'ospedale di alienare gli immobili, di fare cassa, ma l'ospedale, riconoscendo con lungimiranza il valore dei palazzi e l'importanza di investire anziché vendere, decide di ristrutturarli, valorizzandoli e restituendoli ai cittadini per essere abitati. I lavori sono imponenti, durano anni, ma alla fine l'ospedale può offrire un complesso abitativo moderno ed elegante con uno stile adatto agli inizi del Novecento. Ma l'ospedale non ha solo quel progetto in cantiere. Nell'area di via Francesco Sforza sta infatti costruendo i nuovi, moderni padiglioni che andranno a comporre l'attuale policlinico. Il Ponti, il Moneta, i due Beretta. Grande fermento quindi, grandi progetti in parallelo che ridisegnano due quartieri centrali di Milano. Oggi la storia si ripete. Il complesso di via Sarpi Bramante, confluito nel fondo immobiliare Cagranda, per una valorizzazione finalizzata alla costruzione del nuovo policlinico, sta per essere completamente ristrutturato per offrire soluzioni abitative moderne in social housing, pensando quindi alle fasce meno abbienti della popolazione. Al suo interno ci saranno anche diversi servizi e realtà sociali a favore di tutti i cittadini. Valorizzando il progetto Sarpi Bramante, il Policlinico di fatto restituisce alla città quello che gli è stato donato nei secoli. E, come gli inizi del Novecento, l'ospedale è parallelamente impegnato nella costruzione del nuovo Policlinico. Un ospedale all'avanguardia, nel centro della città, un grande progetto con un forte valore sociale, urbanistico, architettonico, culturale e ambientale. Due grandi progetti, oggi come allora, frutto della volontà del Policlinico di valorizzare il proprio patrimonio, restituendo alla città, che da sempre gli è vicina, due grandi opere che permetteranno ai milanesi, ma non solo, di vivere meglio la loro città e accedere ai servizi sanitari pubblici all'avanguardia in un luogo di cura e ricerca di rilievo internazionale.